Notte da incubo nel Tugurio. Ci siamo alzati e vestiti tutti di gusto per scappare. Abbiamo stabilito turni di guardia in cima alle scale per poter utilizzare le ciabatte all'insaputa della miciera. Il suono d'allarme era il verso del chiurlo. Fuggiti ci siamo cimentati in un mega tappone pirenaico. L'armata Brancaleone si è messa in marcia al motto Bergamo Nazione, tutto il resto è meridione. Abbiamo perso subito un componente visto che era in mountain bike, Edoardo 2. Siamo tutti molto preoccupati visto che è partito con una bike non sua e non ha mai cambiato una camera d'aria. Poi abbiamo saputo che è arrivato incolume, fortunatamente. Siamo partiti di slancio, ogni 2 chilometri pausa caffè. Il comandante capitano Edoardo e Andrea li abbiamo persi nella nebbia ad un terzo del tracciato e sono arrivati con 3 ore di ritardo. Edoardo è meraviglioso, si è presentato alla partenza con camicia bianca e golfino scuro, pantalone con le pants e sigaretta accesa. Il suo arrivo era quotato alla SNAI 51. Io, Selvi, Massimo e Gianpietro li abbiamo ripresi tutti, perlomeno culone e anziani. All'arrivo ci siamo trovati in un mega monastero organizzato a modello albergo a 5 stelle. Siamo rimasti impressionati dall'organizzazione e dalla pulizia. Forse stanotte si dorme. Il problema è la cena però, cioè la quantità. Oggi mi mangerei anche il tavolino. Devo corrompere il cameriere perché abbiamo il menù fisso e non possiamo ordinare altro. Comunque domani mi faccio un mega scorta di baguette. Questa mattina abbiamo trovato il nostro comandante in perfetta forma. Una tedesca gli ha dato una pasticca, ma non abbiamo capito di che tipo e per quale fine. L'importante è che abbia fatto il miracolo. Ieri nebbione, oggi acqua. E si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. Anche oggi l'armata Brancaleone è partita per ultima, ma in pompa magna. Quando arriviamo ci sentono, non passiamo inosservati. Il comandante ha intonato canzoni di André e Guccini. Abbiamo un altro passo rispetto a tutti, va detto. Tappa abbastanza pianeggiante e alle 14.30 eravamo già arrivati. Il problema è spegnere Selvi, perché questa non è un'ora accettabile per fermarsi. Appena arrivati baguette e burrino, tanto per fermare l'appetito. Poi scansione degli ostelli e dei ristoranti per evitare sorprese poco gradite. E ora andiamo a cena, quindi buon cammino a todos, l'amigos. Oggi l'armata si è divisa. Io, Selvi e Max siamo partiti in avanscoperta verso Pamplona, mentre il comandante e gli altri se la dormivano grassa. La nostra notte è stata traumatica. Una coppia di cinghialoni tedeschi ha fatto un bel concerto in fa maggiore per tromboni. Io, oltre al volume elevato, sentivo anche le vibrazioni, stile subwoofer da concerto dei Metallica. Tracciato stavolta molto piacevole, con la prima apparizione del sole finalmente. Per tutto il cammino abbiamo visto la locandina di un ostello meraviglioso, con piscina, e dopo la notte scorsa abbiamo deciso all'unanimità di fermarci lì. C'era il solito problema, i chilometri scarsi. 17, estremamente inconcepibile. Quindi, posati gli zaini, siamo andati a Pamplona, l'abbiamo girata tutta e siamo tornati indietro, aggiunti altri 12 km. Così si ragiona. Già che c'eravamo, abbiamo comprato mezzo chilo di riso, mezzo chilo di pasta, una scatoletta di ceci, una di lenticchie, biscotti e 5 lattine, per momenti di crisi. Solo verso 19 abbiamo avuto notizie del comandante. Si sono fermati claudicanti a un ostello precedente al nostro. Solo Juan Pedro è arrivato da noi. Ora vi saluto perché, come ogni sera, qui c'è una fame da lupi. Oggis bellas tapas, con grandes panoramas e tempo bellos. Scusate, ma sono stato contagiato da quella suonata di Selvi. Ha contratto il morbo della S spagnola. In sostanza, aggiunge una S a tutte le parole per tradurla allo spagnolo. Ma comunque, ridendo e scherzando, abbiamo passato i primi 100 km. Probabilmente però abbiamo perso il comandante, perché si è fermato a supportare Andrea visto che il suo ginocchio ha ceduto nuovamente. Questa mattina il caldo ha fatto la sua comparsa e credo sarà una presenza inquietante che ci accompagnerà per molto tempo. Per la prima volta abbiamo cucinato e
per essere tranquilli ci siamo fatti 700 grammi di pasta e di riso e l'abbiamo condita con un pomodoro, parmigiano, lenticchie e asparagi, poi pane e formaggio e mousse al cioccolato per concludere. Possiamo dire che per oggi lo stomaco è contento. Ovviamente eravamo solo io e Selby, Max e Gianpietro sono andati al ristorante. Comunque giorno dopo giorno mi sto rendendo conto che dormire sta diventando la cosa più bella del mondo. Ma comunque buon cammino. Ho scoperto che il Cammino di Santiago è un percorso battuto da grandi artisti. Anche questa notte, concerto classico in ostello, protagonista le fanfare. E io dovrei passare la notte a dormire, perdendomi così lo spettacolo? Impossibile, sarebbe un'offesa all'arte. Anche quest'oggi il quartetto Brancaleone si è messo in marcia di buon'ora, più o meno. Diciamo che non abbiamo fatto accomodate per partire. In questi anni tutti mi hanno sempre preso in giro per la mia tenuta da trekking, estremamente pesante per la temperatura. Cioè, maglietta a maniche lunghe, pantaloni lunghi, paracollo e cappella a falde larghe. Oggi finalmente ho avuto la mia rivincita. Abbiamo incontrato persone dal colorito pomodoro, tutti con i pantaloni corti, senza cappello e con belle scottature in evidenza. Il più bello di tutti però è stato il nostro Gianpietro. Era scottatissimo. Così gli ho prestato il mio ombrello. Era bellissimo da vedersi. Poi per questa notte abbiamo optato per un ostello extra lusso, per dormita extra grassa finalmente. Oggi, rigenerato da una corposa notte di sonno in solitaria, ma sfavati dalla salita che ci aspettava, ci siamo messi in marcia. Ovviamente dopo una corposa, anzi molto corposa colazione, l'unica cosa scomoda erano i piatti, troppo piccoli, avrei avuto bisogno di quei da pizza per riempirli bene bene e non dovermi alzare 5 o 6 volte per i miei bistris, eccetera. Il personaggio della giornata è il fiorentino Nicolò. L'abbiamo incontrato il primo giorno, in quell'occasione ci ha superato con grande foga, non cagandoci più di tanto, perché forse doveva stabilire il nuovo record di tappa. Nei giorni a seguire però lo abbiamo trovato prima fermo per un dolore all'inguine, il giorno dopo alla gamba, poi super scottato e questa mattina in ciabatte per un dolore al tallone. Questo non ci arriva a Santiago. Lo abbiamo incontrato alla base della salita e oltre alle ciabatte aveva la giacca e i guanti. Non sarebbe niente in un contesto diverso, ma sotto un sole cocente, con la salita da affrontare, qualcosa non va. Infatti credo che lo abbiano seppellito di lì a poco. Alla domanda perché ti trovi qui in cammino per Santiago, lui ha risposto: atto di follia. E come dargli torto, parole sacrosante. Come di consueto è giunta l'ora della cena. Qui non c'è la cucina, quindi dobbiamo andare al ristorante dell'ostello. Ho notato che ha dei tavoli con dei bei gambi. Mi sa che ne sgranocchio un paio come dessert. Questa notte siamo rimasti sorpresi. In una camerata da 20 persone, nessun artista classico, né pop, né rock, né rap, blues, niente di niente. Il silenzio più assoluto. Pensavo fossero tutti morti, visto anche l'odore fetido che regnava, eh. Poi dicono che il cammino è duro per la fatica dei chilometri. Comunque ieri, quando eravamo a cena, è apparso Nicolò il Fiorentino. Non esiste un aggettivo per descrivere come era ridotto. Il suo modo della giornata? Calo di pressione. Strano, aveva messo solo il piumino leggero con quei 28 gradi all'ombra. Ha posato lo zaino e poi con il suo passo claudicante è imbucato a cena. Della serie, Lazzaro, alzati e cammina! Ridendo e scherzando ci siamo fatti 100 km in 3 giorni. È vero che le sfide rendono l'avventura più avvincente, ma qui sembra che qualcuno gliela stia bufando. Ieri ho detto vai, domani per fortuna tappa di pianura. Il mattino ci siamo trovati con un vento contrario, forza 9, che ha trasformato il tracciato in un tappone alpino degno di Coppi.
La nostra fortuna erano gli zaini che ci ancoravano a terra. Oggi scenario da spaghetti western, sembrava di essere in Messico. Siamo usciti a Navarra e le coltivazioni sono cambiate. Eravamo immersi in vigneti a perdita d'occhio. Che palle! Avevamo sbagliato mese. Se fosse stato settembre avrei fatto incetta di uva. Quest'oggi siamo partiti all'albissima per evitare di camminare nelle ore calde e lo spettacolo che ci ha regalato l'alba è stato indescrivibile. C'è un fattore strano di cui non mi do pace in questi giorni, che è il caldo. Visto che la Spagna è un grande altopiano e noi ci troviamo sempre sopra i 700 di altitudine, mi aspetterei una temperatura più mite e invece patimento vero. È apparsa oggi la prima piaga sul fianco a causa dello zaino ed un forte dolore al tendine della caviglia, ma il mio motto è sempre il solito: barcollo ma non mollo. Poi però arrivano momenti speciali come quello della cena di stasera che ti rimettono al mondo e ti fanno ripartire di slancio. In serata ci siamo ricongiunti al grande Max, perché qui è tutto un perdersi per poi ritrovarsi.